Decimo covo della banda. E sono forse quelli un pochino più tosti. Infatti sono solo 15, sono anche belli lunghi. Ma meritano veramente tanto. Ma davvero, eh? Non è facile trovare gente che sappia produrre della buona droga. Se i Viestrua proteggono questo tizio, significa che eliminandolo posso fare seri danni. Lo userò per mandare un messaggio. Dov'è la destination? 115 metri, buono. Ok, intanto mi nascondo qua e vado a attivare la telecamera. E tu esplodi. Oh, di chi è questo bimbo? Uccisione elite. Ma che cazzo! Buono così. Ma ci prende in giro, provatelo. Ehi, ehi, occhio! Provatelo e ammazzatelo. È chiaro? Tu chi sei? Nessuno. Voglio un cazzo. Sei come il due di picche. Qui non c'è un cazzo. Proteggi. Esplodi. Ehi, ma è normale che questa roba lampeggi così? Un'altra uccisione elite. Può chiamare rinforzi. Proviamo quello stronzo. Lui nulla. Gli altri non me li inquadra, che palle. Maestro, non vedo niente. Maestro addestrato. Esplodi. Non mi colpire il bersaglio. Trovate un cazzo qui, proteggo. No, non ho abbastanza batteria. Ok, buono. Fai attenzione. Ok, il bersaglio è lui. Perfetto. Si devono allontanare. Se no lo ammazzo e fallisco. Merda, attenzione. Ok. Non ti occupo niente. Vado avanti. Non sto facendo niente. Ammazzato l'amico. Raga, sto covo della banda è tostissimo perché sono tutti tipo blindati, cose del genere. Okay, basta così. Cioè sarà veramente un bel dito in culo, ve lo dico. Non vedo un cazzo. Vabbè, andiamo all'azione. Di sicuro così da qua posso fare poco. Vedo un cazzo. Adesso qui non c'è niente. Via. Non abbassiamo la guardia. Non mi aumentare, anzi diminuire la concentrazione che già ce n'ho poca. Via. Non siamo in palestra. Tornato. Colpo alla testa. Tu esplodi, tu esplodi, tu esplodi, tu esplodi. Uccisione elite, andiamo. Ehi, da dove cazzo viene questo rumore? 911, dichiari l'emergenza. Cosa? Vi fate in fretta. Aperti, ti faccio un cenno. Pronto? È ancora lì? Pronto? Zitta. Provatelo, è fatto la testa. No, no, i poliziotti tu non li chiami. E invece li chiama. 911, l'emergenza? Ehi, stanno sparando! Cercate di mandare qualcuno. Trane a tutte le unità. Scansione sito S. Troppo tardi. Già mi stanno trovando. Qui centrale, riscontro della scansione. Che palle! Cioè, ma che palle! Perché non vi fate i cazzi vostri? Perché non vi fate veramente i cazzi vostri? Sospetto avvistato. Stai solo peggiorando le cose. Aggiratelo! Ma
Se mi fate la guerra tra di voi a me va bene, eh. Che fanno? Oh mio Dio! Ok. Un bordello, ragazzi, assurdo. Ok, se riesco a tirare lui magari poi provo a fuggire dalla polizia e fare veramente 2 in 1. Ok, l'ho atterrato. Adesso mi mancherebbe solo scappare, il che non è male. Certo, se ti bughi così, zio, però non mi dai nessuna mano. Via. Ok, non so come sono vivo, ma sono vivo. Non so neanche perché sono vivo, ma sono vivo. Ok, l'elicottero ha girato. Anzi, ha proseguito dritto, giro io. Cazzo, ho mancato. Raga, se riesco a scappare. Cioè, se ce l'ho fatta contro polizia e banda criminale, veramente mi dovete regalare la casa, mi dovete. Mi dovete fare una donazione di quelle veramente spaventose. 10 su 15, nonostante tutto. Vabbè, la polizia mi ha dato una mano perché ha ammazzato diversi di loro e grazie a Dio non ha ucciso chi non doveva essere ucciso. Ci ho pensato io e ragazzi, ce la siamo portati a casa. 11° covo della banda, signori. Siamo ai 2/3, come detto, di questa serie di missioni secondarie nella zona di Pony. Vediamo cosa vogliono. È fortunato, oggi mi gira bene. Non lo ucciderò. Magari gli spezzo solo le gambe. Roba da nulla, via. metri dopo la galleria, ha fatto bene a prendere il macchinone, se no sti gran cazzi. Ok, 3 bersagli da profilare, iniziamo subito. Qui c'è una telecamera, yes. Tu? Oh, puoi esplodere. Perfetto. Vaffanculo però. Telecamera. Tu? Non sei bersaglio. Tu sì invece. Ok, telecamera lì. C'è qualcun altro qua. Lui c'è una telecamera. Lui è fuori portata. Allora intanto cominciamo dalle cose basi. Base. Allora, magari senza farmi vedere. Ok. Bersaglio è quello là. Tanto io faccio così. C'ho la pistola? Sì, facevi sbagliare, accidenti a te. Preso in testa. Ma perché mi ha cambiato il bersaglio all'ultimo? Boh, vabbè. Cosa a cui non avremo mai risposta. Riuscissi a arrivare lì, che c'è il cecchino, magari di qua lo prendo. Magari. Ok.
Ok, quello si sta allontanando, quindi possiamo concentrarci sul cecchino, il che non è per niente male, si va dietro. Siamo pronti. Cercatelo. Ok, non mi ha visto, che culo. Fatelo salvare. Dovrei riuscire ad atterrare uno senza farmi vedere dall'altro. Roba mica facile. Ma come ha fatto a superarci? Ok, se vieni qui forse. Ok. Perfetto. Assist meraviglioso. Altri due bersagli rimasti, perché sono tre, no? Cioè, no, più difficile te lo fanno. Tre bersagli. Allora ultimo tipo saranno 10 da uccidere, per forza. Perché non riesco a prenderlo? Perché? Per ora lasciamo perdere. Non abbassate la guardia. Ah, che palle. Mitraglietta automatica. D'obbligo. Unica soluzione possibile. Oh, vedi? Vedi che i duri la vincono? Bene, reparto sopra, a me pare pulito. Sveglia, sveglia! Qui! Ma perché? 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 Perché, zio, perché? Perché non l'ha ucciso? Perché? Spiegami. Mandalo fuori. 8400 colpi. Sta mitraglietta fa schifo al cazzo. Meno male non era bersaglio. Non mi ha visto? Ok. Abbiamo ancora la possibilità di non essere visti? Va benissimo. Te non ti vedo, però ti posso vedere così. Fatti vedere. È un bersaglio. È il secondo su tre. Telecamera. Chi c'è? Stai venendo su? Sta venendo su. Forse si sta venendo su. Va bene, se vieni a trovarmi, a me schifo non fa, perché ti atterro subito. Vuol dire che in tutto quel merdaio laggiù c'è un bersaglio solo su tre, il che va bene. L'importante è non ucciderlo prima. Zio, però stai andando dalla parte sbagliata. Io sono qui. Forse c'ho la soluzione. Come cazzo fa a non sentirlo? Ok, devo allora fare così. Dal dietro. Muori così. Bersaglio neutralizzato, ne rimane uno. Perfetto, allora. Tanto spostiamoci qui. Devo capire quello là chi è, cos'è, cosa fa nella vita. Tu eri bersaglio e ora non lo sei più. Tu chi sei? Nessuno, perfetto.
perché potrebbe anche essere una soluzione volendo e... prende la macchina e andare di là, però poi mi dice che sto uscendo dal coso della missione, quindi tutto si fa inutile. Scendi sulla piattaforma, bravo. Tutto mi sembra inutile. Cheat. Sveglia. Tu chi sei più che altro? Che di qua non capisco, ma sicuramente non sei bersaglio. Anzi, sicuramente potresti anche esserlo, quindi per ora ti lascio stare. Non so come raggiungere quella parte lì della piattaforma. Forse con l'ascensore, per forza. Vediamo dove ci porta. Penso su. No, giù. Oh. Ah, adesso ha senso tutto. Adesso ha senso tutto. Ha super senso. Perché con questa telecamera io faccio così. Tu puoi chiamare rinforzi, ma puoi anche esplodere. Mi raccomando, non cascare perché muori. Allora, ce n'è uno giù. E la cosa mi dà alquanto fastidio. Posso dirlo? Sì, posso dirlo. No, è sopra, ok. Infatti non capivo. Dovrei riuscire a risalire per là. Quindi io semmai faccio così. State a sentire la mia idea. Perché così mi pare abbastanza pericolosa la cosa. Ma ragazzi, cioè, è assurdo per questo... Questo covo della banda c'è a diventarci scemi. Però va bene, è più bello, è più intrigante. E soprattutto quando lo completeremo farà più brutto. Termine orribile che però purtroppo in questo caso rende. Potrei fare il discorso contrario, ovvero questo, tanto se cado in acqua nuota, quindi male non c'è. Tanto non c'è mica l'obiettivo come in Assassin's Creed non nuotare. Frecciatina assurda. No, io non voglio che tu mi veda. Oh. Ok. Così adesso faccio questo. E ci vediamo dall'altra parte. Il che ha più senso. Sono rimasti in tre. Uno di quelli è l'obiettivo. Il bersaglio, chiamatelo come cazzo volete. The problem is beccare quello giusto. Per beccare quello giusto, forse l'unica cosa utile da fare è ricominciare tutto dall'altra parte della strada. Il che ha più senso. Ha molto più senso. Perché adesso vorrei tanto sapere chi sei tu. Tu puoi chiamare rinforzi. Tu chi sei? Non lo so. Sei su... Ok. Va bene. Il bersaglio è il terzo. Sono in tre. Nessuno dei due lo è. Lui è il terzo per forza. Bersaglio. Potrei prenderlo dal dietro. E come sto prendendo dal dietro, anzi dal davanti proprio. Perfetto.
Tanto non mi avete visto. Sì, mi hanno visto. Ok, buona. Ciao. Il mio lavoro qui è finito. Non hai fatto niente, no? In realtà ho fatto tutto. Vieni, vieni a cercarmi, vieni, che tanto io mo sparisco, magari senza cadere di sotto. Cercate lassù. Dov'è andato? Serve più aiuto. Bisogno di una macchina, 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 macchina. Buona, sì. Adesso arriva la parte più bella, scappare. Ok, mi hanno visto. Bingo. Però intanto posso neutralizzarli qui. Loro vanno per la montagna. Assurdo. Però intanto me li sono allontanati. Vediamo come va a finire qui. Siamo di nuovo sulle sue tracce. Ma vaffanculo. Ma come fanno a essermi già subito dietro? Non è possibile, gli ho chiuso tutte le strade. Posso alzare il ponte? Vero? Vero? No, non è un ponte alzabile. Sollevabile, vabbè. Vabbè, adesso ci basta uscire dal cerchio. E non dire gatto finché non è nel sacco, eh? Mi raccomando. Dai. Bruciare i ponti. Un quarto d'ora di missione, ma ce l'abbiamo fatta. 12° covo della banda, ragazzi. Ne mancano 4. Siamo sempre in zona Paoni, in realtà, dove abbiamo finito quello prima. Easy peasy. E vediamo qua cosa ci chiedono. È arrivato il momento di far visita a questo coglione e fargli capire che con me non si scherza affatto. Metri stavolta, ragazzi. Vado a piedi, dai. E inizia a piovere. Ecco, fosse la vita reale bestemmierei. A parte non sarei vivo, ma dettagli. 3 bersagli anche qui, ma ce l'avete con sti 3 bersagli proprio, eh? Oh. Tu puoi chiamare rinforzi, tu chi sei? Identificati. Chi siete? Chi siete? Da dove venite? Da dove veniate? Intanto una cosa utile potrebbe essere questa. Ok. Così perché mi va, eh. Niente di personale. Ok, c'è quello laggiù. Telecamera. Tu sei bersaglio? Sì, individuato. Bene, la chiusa da bere. Trovatelo, avete capito? Proviamolo. Puoi chiamare rinforzi. Bene, non ho preso il respiro, ho fatto una cazzata assurda, ma mi è andata di culo. E va bene così. Qui tutto ok, non c'è niente, siamo da un'altra parte. Ok, tu chi sei? Tu esplodi. Che cazzo è quello? Trovatelo, quello stronzo non è lontano. Preso. Fuori un altro, ok. Questo covo della banda per ora è un pochino più tranquillo rispetto a quelli precedenti, soprattutto al precedente. Veramente per niente facile. Ho messo veramente per niente insieme
Lasciate stare. Non c'è niente, via. Occhi aperti, trovatelo. Non vedo niente, proseguiamo. Ti potessi atterrare adesso. Se solo potessi. Ok, questo è il secondo bersaglio. Vorrei sapere gli altri, però. Non abbassate la guardia. Non c'è niente. Controllo lì. Qui non c'è niente, andiamo. Cazzo, ci andiamo di mezzo noi. Qui non c'è niente, via. Telecamera lì, tu sei il terzo? No, tu puoi esplodere però. Ok, niente panico. Deve esserci una sequenza per disastro. Tu sei il terzo bersaglio? Cazzo, pensa. Non c'era un cazzo. Ora guardo lì. Ok, ma hanno atterrati tutti e tre bersagli. Due non sono bersagli, quindi significa che due per forza vanno uccisi. Come meglio riusciamo. Questa zona è libera, vado avanti. Per me è che sono troppo lontani. Non vedo niente, proseguiamo. Non c'era un cazzo, ora guardo lì. Preso. Uomo a terra! Ok, di non bersaglio ne rimane uno. Occhi aperti! Certo che mettere tre bersagli in un covo così piccolo... tosto, eh? Il coglione se n'è andato. Sì, qua. Preso! Oh oh. Questa ragazzi uccisione veramente tipo super top. Ne rimangono tre, ovvero tutti e tre bersagli. Che ripeto, vanno atterrati, non vanno uccisi. Uno dei nostri è andato. Non tornate senza averlo preso. Andate lì e trovatelo. Ok, tu potresti essere buono come il pane. Vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Ok. Uno atterrato. Mi hanno visto. Non è che devo fuggire, io ti devo uccidere, è diverso. Anzi, uccidere, atterrare, perché se ti uccido fallisco. Mettiamo i puntini su lei. Darò un'occhiata. Ma do cazzo vai, che sono dietro di te. Questa è proprio un'uccisione all'Assassin's Creed, proprio. Ne rimane uno. E questo sarà assolutamente il più tosto da far fuori. Che poi non sai neanche dove sono. Però è bello perché quando sono in macchina sanno dove sono. Quando sono a piedi non lo sanno. Fantastico. Bello è che manco mi sentono. Ah, preso così. Non è più zona vietata. Arenato completato. È arenato a Rodolfo, a Carmelo. Battuta di merda, però ci sta. E siamo a 12 su 15. Manca solo, ragazzi, l'ultima parte di Covid della banda e poi siamo a posto.